Siamo qui al Teatro Sociale di Fasano per il saggio del corso di canto della scuola Studio 54 e abbiamo qui l'insegnante di canto dei ragazzi che si stanno esibendo questa sera, che è Grazia D'Aversa. Questi ragazzi sono facili? Alcuni di loro magari sono facili, in senso che essendo molto giovani è facile lavorare su una voce giovane, anche se comunque va corretta e poi magari va educata anche l'orecchio musicalmente. Non è mai facile avvicinarsi ad un ragazzo, perché ogni ragazzo è diverso da un altro, però con l'impegno, la tenacia, anche con la volontà del ragazzo si possono ottenere diversi risultati. Certo, non basta solo la tecnica, serve una predisposizione e anche la voglia di imparare. Cosa può dare secondo te il canto in assoluto? Come dico sempre ai ragazzi, a differenza di altri strumenti musicali, il canto non è legato solo alla tecnica, allo studio, no? Di tante ore. Uno strumento si studia 5, 6, 7 ore al giorno e qualche cosa per forza si ottiene. Il canto non è così, va maturata sia la tecnica, sia l'organo vocale. E quindi un ragazzo si deve avvicinare con tanta passione, ma anche con tanta voglia di aspettare, di attendere che i risultati prima o poi avvengano. Poi io dico, voi dovete esprimere quello che avete dentro, questo è importante. Io gli dico, non pensate al futuro, ma pensate a quello che oggi volete esprimere, volete dare. Poi via via, man mano anche che l'età dei ragazzi matura, qualcosa in più si riesce a tirar fuori da se stessi. Come viene strutturato un corso, ecco, per chi vuole approcciarsi al canto? Innanzitutto, quando un ragazzo si avvicina, non voglio dire che non viene accettato, però ecco, non basta solo la voglia, ci deve essere una certa predisposizione. Allora, quindi prima li metto un po' alla prova per un po' di tempo, dopodiché questo mettersi alla prova significa che gli do delle basi tecniche, dalla respirazione che è fondamentale, perché se non sappiamo respirare non riusciamo neanche poi ad emettere un suono, a parlare. Poi facciamo dei vocalizzi, quindi abbiamo proprio un momento per lo studio, dopodiché prendiamo sotto un pezzo e ce lo studiamo e non lo lasciamo finché almeno non abbiamo dato il massimo delle nostre potenzialità, che magari non saranno quelle che avremo fra un anno o due, ma il massimo delle potenzialità attuali. Quindi esercizi di tecnica, dalla respirazione a anche esercizi proprio fisici, per raggiungere degli scopi e degli obiettivi. Angelica e Rossella, perché sei venuta, perché hai voluto imparare a cantare? Ma perché comunque sin da piccola, no? Sai, canticchiavo. E poi, però, diventata ormai grande, verso 14 anni, ma perché non coltivare comunque questa passione, magari migliorare quello comunque che amo fare? E quindi ho deciso di iscrivermi, ovviamente, come in molti decidono di fare quando riscoprono le proprie passioni. È difficile invece, Angelica, imparare a cantare? Beh, abbastanza, diciamo che mi ritengo abbastanza fortunata di aver trovato Grazia D'Aversa, che più che un'insegnante è un'amica davvero e propria, e quindi sono da 2 anni che studio canto e sono veramente contenta. Siamo qui con Roberto Martellotta, che è multidisciplinare, fa recitazione, fa canto, chi più ne ha più ne metta. Come mai ti sei approcciato a questo tipo di arte? Io ho sempre amato la recitazione in quanto tale.
ho sempre cantato, mi è sempre piaciuto cantare, poi ho la fortuna di avere di essere sempre in contatto con la scuola Studio 54 e quindi mi sono approcciato prima allo studio della recitazione e poi diciamo di conseguenza anche a quello del canto, più che altro come un caso, però diciamo la passione poi si è andata alimentando tempo per tempo. La scuola Studio 54 non è solo canto, ma è anche dizione e recitazione. Siamo qui con Laura Sammataro che oltre a essere l'insegnante di dizione e recitazione è anche la presentatrice di questa magnifica serata. I ragazzi sono bravi nell'approcciarsi alla dizione e alla recitazione? I ragazzi sono bravi e ci seguono già da anni, chi da qualche anno, chi addirittura da 4-5 anni. Abbiamo fatto dei percorsi diversi, molto orientati magari verso la recitazione moderna, poi abbiamo la supervisione di Graziano Galatone che ci aiuta nella parte del musical e stiamo seguendo sempre più dei progressi per portare musical, canzoni e anche delle parti di teatro. Un ragazzo che vuole iscriversi alla scuola Studio 54 per imparare a recitare, cosa avrà davanti immediatamente, subito dopo l'iscrizione, cosa dovrà fare? Solo presentarsi, venire, le lezioni sono soprattutto serali, tranne quelle riservate ai bambini che naturalmente facciamo di pomeriggio. Semplicemente venire e essere disposto a dare tutto di sé, perché fondamentalmente recitare, interpretare e mettere a nudo quella parte che vogliamo tirare fuori e che in qualche modo ci porta appunto ad approcciare ad un corso di recitazione, quindi fondamentalmente solo questo. Lasciare spazio a chi dice che